La giornata di ieri ha segnato sul Partenio l'inizio di un'ondata di caldo che si preannuncia intensa, seppur relativamente breve. L'osservatorio di Montevergine riferisce infatti che ieri il termometro ha sfiorato la soglia dei 25 gradi. Questa mattina presto in vetta si è registrato un picco di 23 gradi, segno che oramai sono entrate in azione correnti molto calde provenienti dal Nord Africa. Ne è una chiara prova anche il considerevole quantitativo di polvere di origine desertica che offusca il cielo. Anche il comune di Avellino ha stilato una sorta di vademecum su come comportarsi in questi giorni di caldo torrido. Le raccomandazioni principali sono sempre le stesse, ma molto importanti. Evitare di stare all'aria aperta tra le ore 12 e le 18, le ore più calde della giornata. Schermare balconi e finestre con tapparelle o tende per evitare il riscaldamento degli ambienti di casa. Bere molta acqua, raccomandazione alla quale devono attenersi in particolare le persone anziane, anche in assenza di stimolo della sete. Il comune di Avellino inoltre raccomanda di accertarsi delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli e offrire loro aiuto. Molte vittime delle ondate di calore spesso sono persone sole. Attenzione anche all'utilizzo di condizionatori e ventilatori e non dimenticare di proteggere gli animali domestici, possibilmente mettere dell'acqua a disposizione di cani e gatti randagi. L'anticiclone africano dalle ore 14 di oggi ha conquistato la quasi totalità dell'Italia, facendo schizzare le temperature fino a quasi 10 gradi sopra la media del periodo. Le giornate più roventi saranno domani e venerdì, per un inizio d'estate decisamente caldo, con i valori massimi fino a 40 gradi.